Sabato tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e vi devo parlare di una situazione, devo dire, un po' particolare. Sapete bene che la Juventus continua ad avere costantemente, diciamo, idee per quanto riguarda il futuro della nostra società, perché comunque viviamo in un periodo particolare perché, insomma, abbiamo avuto problematiche di tutti i tipi, cioè abbiamo avuto le plusvalenze, i processi, eccetera, eccetera, e quindi di conseguenza abbiamo dei problemi, ecco. Però dobbiamo cercare di ricostruire e si riparte spesso da che cosa? Si riparte spesso da un dirigente, e il dirigente in questo caso deve essere un dirigente sportivo, perché la nostra società attuale non possiede dirigenti sportivi di livello. Cioè, se tu guardi e vai a leggere i nomi della Juve dentro la Juve, tu ti rendi conto che attualmente c'è Ferrero, che è un presidente che, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, sarà pure un uomo juventino, però non è competente nel calcio e quindi è lì come figura semplicemente così, no? Di livello. Cioè, figura comunque di spesa, una figura così per i tifosi. Poi c'è Scaravino, che è un CEO che però non si è mai occupato di calcio. L'unico che capisce un po' è Ciccio, lo sapete a chi mi riferisco. E poi ovviamente c'è Allegri, eccetera, eccetera. Ci sarebbero dei contatti frequenti fra Giuntoli e la Juve, ve lo sapete, però è sorto un problema all'interno del contesto, e vi spiego un po' questo tipo di problema, quale, perché ci sono tante cose da dire. Ovviamente, raga, prima di iniziare, come al solito, che dovete fare? Iscrizione, like, cosa dovete fare? Lo ripeto, cosa dovete fare? Iscrizione, like, campanellina. Molto spesso, ragazzi, la gente si dimentica della campanellina delle notifiche, mi chiede: Matt, perché non arrivano le notifiche? Raga, allora, molto semplice, scendete qua sotto, cliccate su iscriviti. Una volta che voi ci avete cliccato sopra, basta andare praticamente a cliccare sulla campanellina e siete dentro. Tutto qua, ci avete un sacco di notifiche, se volete. E se vi va, seguitemi sui social. Quindi se vi fa piacere, insomma, se vi sto, non lo so, se mi volete dire qualcosa, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che Giuntoli sia un grandissimo dirigente, secondo me. Non un bravo, un dirigente di grande livello, sotto tutti i punti di vista. È normale che la Juve abbia bisogno di un dirigente di grande livello, però bisogna anche cercare di capire di che cosa si sta parlando. Perché quando tu assumi un nuovo dirigente sportivo, molto spesso non assumi solo lui, ok? Non è che tu vai da Giuntoli e gli dici: ciao, io vorrei che tu lavorassi per me. Ah, ok, lavoro per te. E viene lui. Giuntoli porta dietro altre 20-30 persone, tutta la squadra di Giuntoli. Non è che tu prendi Giuntoli e basta, tu prendi Giuntoli e poi tutta la lista dei collaboratori di Giuntoli. Ok? Il problema è che Giuntoli c'ha un contratto per un altro anno. Il Napoli potrebbe anche accettare una commissione per liberarlo, perché lui effettivamente la disponibilità l'ha data. Il problema è un altro, il problema è un altro, è che De Laurentiis non vuole liberare i suoi collaboratori. Cioè, De Laurentiis dice: tu puoi andare, però i collaboratori più importanti tuoi rimangono qui. Cioè, nel senso, io ti lascio andare te alla Juve, ma noi prendiamo un nuovo DS che però deve lavorare con i collaboratori che hai avuto tu. E qui c'è un problema, perché Giuntoli non si vuole muovere senza di loro. Perché Giuntoli dice, giustamente, come posso spiegare? Senza essere troppo senza essere troppo, diciamo, spartano, ecco. Cioè, datemi 10 secondi per elaborare bene le cose, perché ci sono delle cose che vi devo dire ancora. Diciamo che lui è un po' stanco di questa situazione. Ecco, avrebbe avuto anche una reazione abbastanza dura. Questa reazione abbastanza dura sarebbe stata nei confronti di De Laurentiis, perché lui dice: se tu dici a me che posso andare, automaticamente devi darmi anche i collaboratori. Il discorso è che De Laurentiis gli dice di no. E allora, finché non si avrà la possibilità di prendere lui e i collaboratori, è inutile, Giuntoli non potrà arrivare, perché Giuntoli non viene a lavorare da solo all'interno di questa squadra, ma si porta dietro una serie di collaboratori che comunque per il momento non si possono muovere da lì.
A meno che, ripeto, la Juve non cambi modo di vedere le cose. Cioè, se la Juve vede che Giuntoli non è abbastanza per questa società tramite questo tipo di ingaggio, quindi queste problematiche. Dicevo ragazzi, prima che si interrompesse il video, che se la situazione relativa a Giuntoli non dovesse essere risolta, la Juve potrebbe anche andare su altri tipi di elementi, nel senso non per forza tu devi andare a prendere Giuntoli. Non è detto che tu te vada a prendere Giuntoli per forza, quindi non vi fissate su uno solo, andate a prendere, cioè non andate su uno solo, non andate a raga, dovete entrare nell'ottica. No, 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 guarda, facciamo un discorso generale. Dovete entrare nell'ottica mediante la quale la squadra potrebbe prendere direttori sportivi diversi. Ok, poi ognuno lavora a modo suo, giustamente, però è chiaro che comunque ci siano cose da dire. È da dire pure un'altra cosa. Questa situazione qua sarebbe dovuta essere fatta già qualche anno fa, ok? Perché è chiara la situazione. La Juve ha cominciato ad avere problemi quando la Juventus ha smesso di essere la dirigenza stabile, quando la Juventus ha finito di avere la dirigenza dietro molto pacata, molto tranquilla, molto competente, la Juventus ha cominciato ad avere problemi. Problemi che è chiaro sono stati, secondo me, netti, sono stati chiari. Ok, chiunque dica che la Juventus adesso è colpa di uno di due, la principale colpa della Juventus, il motivo per cui non si vince più, è relativa al fatto che la squadra sia stata costruita male. Punto. Punto, raga. Poi abbiamo ottime individualità, abbiamo Pire Di Maria, abbiamo Chiesa, abbiamo Vlahovic. Ok, ottime individualità, ma per come siamo fatti, per come è stata costruita la squadra è stata costruita male. E quando una società, quando una squadra è costruita e non c'è attenzione, è perché qualcuno in dirigenza non ha lavorato bene. Quindi il primo problema principale di questa società è, secondo me, chiaro come sia l'assenza di un dirigente di livello. Poi che questo dirigente di livello possa essere lui o possa essere un altro soggetto, è un altro discorso, però bisogna essere chiari e dire dobbiamo prendere un dirigente e metterlo a lavorare per 7, 8, 10 anni di fila. Allora, quando tu prendi un direttore sportivo, tu prendi un dirigente, non prendi un dirigente per lavorare un anno, 2 anni, 3 anni, prendi un dirigente per, cioè, fare comunque una sorta di un accordo contrattuale a lungo termine. Non puoi dire a un dirigente, allora, hai fatto un anno, non mi piaci, arrivederci. I dirigenti molto spesso rimangono, no? Hanno un tipo di percorso molto lungo, ok? Quindi qualunque tipo di dirigente arriverà, e questo ve l'ho detto pure con gli allenatori, mettetevi comodi perché non è una cosa semplice arrivare e vince immediatamente. Cioè, c'è chi ci è riuscito, c'è chi non ci riesce, tutto qua. Io questo dico. Poi chi ci riesce dipende, cioè può essere il fatto, possono coinvolge una serie di opere. Non è che se un dirigente arriva e noi arriviamo terzi l'anno prossimo con un dirigente nuovo, io vi faccio un esempio, allora bisogna dire il dirigente fa schifo, perché tu non devi considerare il lavoro di un dirigente su un anno solo, o su 2 anni, o su, tu devi cominciare. Poi se giustamente arriva un dirigente che non sa manco lui chi è, ti dico, oh tesoro mio, hai sbagliato, cioè tesoro mio, tesoro, hai sbagliato proprio tutto, capito qual è il discorso? Però secondo me, comunque, un dirigente va tenuto per più anni affinché si capisca un pochino qual è la dinamica all'interno della quale operare. Perché se tu guardi le principali società al mondo, sto parlando ovviamente di squadre di calcio, di società sportive, la maggior parte dei dirigenti che stanno lì, vivono lì e operano lì, quindi lavorano da un sacco, non è che ci sono arrivati ora. Cioè, dirigenti del Real Madrid è la stessa dirigenza da 20 anni, ok? La dirigenza del che ne so, di altre squadre è la stessa dirigenza, possono cambiare, no? Qualcuno può cambiare, ma qui non è, qui a un certo punto, ragazzi, ci siamo ritrovati senza dirigenti. Cioè, è normale, a un certo punto ti sei ritrovato senza dirigenti, senza niente. È normale che da questo punto di vista non ci sia ma io veramente sono anche allibito, sono anche basito, sono anche abbastanza stranito da questa cosa qua. Perché la Juventus, che è sempre stata simbolo, se vogliamo, della tranquillità,
A un certo punto si è ritrovata senza la dirigenza, senza il presidente, con gente. Cioè, è normale che tutto questo andare, tutto questo cambiare. Tutto questo. No, facciamo un discorso proprio generale. Se non hai stabilità, non vinci. Se non hai stabilità, non vinci. Ma in tutto è così, ragazzi. Una cosa non può cambiare tutto e tutte le volte. Bisogna rimanere stabili e coerenti nel tempo. Poi, se le cose dovessero non funzionare, è normale che io ti dico: oh, aspetta, sto dirigente ha fatto una, sto allenatore non vale niente. Io ti dico: oh, cambia. Però stai attento quando cambi, perché non è che puoi cambiare sempre, sempre. Capito qual è il discorso? Tutto qua. Fatemi sapere un po', diciamo, nei commenti, fatemi sapere un po' voi, ecco, nei commenti qual è il vostro pensiero su questa situazione.